Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo degli acquisti del mese di marzo. Se ancora non l'hai fatto, ti invito a iscriverti sul canale, spuntando la campanella per essere aggiornato su ogni attività. Senza perdere tempo, iniziamo subito. Buona visione e via con la sigla. Iniziamo da Planet Manga, con Deadpool Samurai 1 Regular. Questa è una miniserie formata da due volumi dove fa riferimento ai personaggi del mondo dei manga come Demon Slayer, Dragon Ball e My Hero Academia. È una epica collaborazione tra Marvel e Shonen Jump. Uno dei migliori giochi del 2022 è Elden Ring. Finalmente il Giappone lo porta anche nei manga. E questa è la via dell'albero della madre, attualmente in Giappone sono al volume 2 e in Italia è arrivato il primo volume. Come si diventa una spia nel replicare aspetto di chiunque e di disinnescare bombe eccetera eccetera? Questo lo scopriremo nel decimo volume di Spy Family, il manga che ha rivoluzionato il genere della spy story. Planet Manga ci porta un bellissimo bundle dell'autore Kentaro Miura, con la variant numero 1 serie nera di Berserk e poi l'ultima opera che Duranki, volume unico, che raccoglie tutti i 7 capitoli della storia e racconta del materiale extra. Continuano le turbolenti giornate dell'ex sicario in pensione Taro Sakamoto in un manga pieno di azioni, humor e polvere da sparo. In Italia siamo al 6° volume, mentre in Giappone al 10°. E siamo arrivati al termine di questa riedizione deluxe del capolavoro del maestro Naoki Urasawa con il volume 11 di 20th Century Boys. E passiamo a una nuova edizione di Planet Manga, in questo formato Ultimate Deluxe Edition, sul manga Soul Eater. Questo è il volume 3 su 17. Passiamo all'ultimo acquisto in casa Planet Manga, con Berserk edizione deluxe edition, quella gigantesca, volume 2. Ora passiamo in casa di J-Pop con un recupero, il manga Girl from the Other Side, volume 3 e volume 4. Ed ecco il volume 5 di Dandadan. In Italia siamo arrivati al numero 5, in Giappone al volume 9. Copertine bellissime ed è per me il manga rivelazione di quest'anno, con un potenziale davvero buono. E continuano le storie dello spiritello Anako tra le varie leggende metropolitane che popolano la scuola, accompagnate dalla sua amica Nene. Volume 18 in Italia, casa editrice J-Pop, mentre in Giappone siamo al volume 19. Proseguiamo in casa Star Comics, con il sequel di The Seven Deadly Sins, Four Nights of the Apocalypse, volume 7. In questo volume, per una tiratura limitata, contiene lo Shikishi, dove l'autore ringrazia i lettori. Sono passati 14 anni dalle avventure di Yo e ora tocca al figlio Ana a calcare le scene. Quindi abbiamo il volume 2 di Shaman King Flowers e il volume 3. E arriviamo all'ultimo volume di Fairy Tail, numero 63, della New Edition, quella con le costine bianche. Come ogni ultimo volume, vediamo che è un po' più spesso e inoltre come copertina sono tutti i protagonisti che ci salutano. Un finale esplosivo di questo fantastico spin-off di My Hero Academia, Vigilante My Hero Academia Illegals, numero 15, ultimo volume di questa bellissima storia. Arriviamo al volume 5 di Sweet Home, manga coreano, composto da 12 volumi, vincitore di 3 premi. 13 divinità affronteranno 13 uomini, uno scontro uno contro uno. Da questo si deciderà il futuro dell'umanità. Con Record of Ragnarok, volume 14 in Italia, 18 in Giappone. E giunge in Italia anche il terzo volume di One Piece Quiz Book. Un'uscita dove raccoglie tutte le domande con le risposte sul colosso dell'autore Eiichiro Oda. Meno 3 alla conclusione della storia di Dr. Stone, disegni pazzeschi di Boichi,
e personalmente non vedo l'ora di leggere il finale di Senku. Quale sarà il futuro di questa ragazza che si dedica agli incantesimi? Mao, nuova opera di Rumiko Takahashi, volume 14, e in Giappone siamo al volume 15. Concludiamo questo acquisti manga di marzo con il box limited edition di Noah of the Blood Sea, dove all'interno contiene il volume 5. Fatemi sapere se avete acquistato questi volumi e cosa ne pensate. A presto e al prossimo video!